Ciao a tutti, oggi preparo una buonissima insalata fresca. Preparo una insalata con le pesche noci e del formaggio di capra. Passiamo subito ad elencare gli ingredienti per due persone. Occorrono 300 g di insalata mista. Questa è composta da rucola, acetosella e soncino. Poi occorrono due pesche noci sode, non troppo mature, 40 g di noci, poi occorre 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un limone, un cucchiaio di miele, del sale, del pepe, due formaggi di capra e uno spicchio d'aglio. Ok, adesso prepariamo l'intingolo che serve poi per condire. Prendiamo il nostro spicchio d'aglio e iniziamo a tritarlo finissimamente. Ho messo il nostro aglio, poi all'aglio aggiungiamo il nostro olio. Adesso mettiamo tutti gli ingredienti qua, così marinerà per un po'. Il miele, pepe, sale, poi serve il limone spremuto, e tritiamo le nostre noci grossolanamente. Andiamo a togliere le nostre noccioli. Tritiamo le noci grossolanamente. Aggiungiamo le nostre noci. Mischiamo tutto. Questo sarà il nostro condimento. Poi possiamo assaggiare anche l'insalata, se manca di sale la aggiungiamo dopo. Poi prendiamo le nostre pesche noci e andiamo a tagliarle a spicchi e le andiamo a grigliare. Una pesca per ogni persona. Andremo a grigliare le nostre pesche e poi componiamo il piatto da un lato e dall'altro lato. Pochi minuti, fuoco molto alto. Le mie pesche, vedete, sono pronte, hanno un profumo delizioso. Le ho grigliate su ambo i lati per un paio di minuti, 2-3 minuti, e poi le ho lasciate raffreddare una decina di minuti. Poi nel piatto ho messo l'insalata che avevo detto mista, poi il caprino in centro, il caprino, il formaggio di capra in centro, e poi ho messo una parte delle noci con il suo intingolo sopra al formaggio, e adesso con le pesche andiamo a metterle così. Facciamo una specie di girasole. Okay. E condiamo con le nostre noci, miele e il resto, sia sulle pesche specialmente, perché si deve sentire proprio la croccantezza della noce, e poi il resto sull'insalata. Ok, buonissimo, è un piatto buono, bello fresco, ideale per l'estate, ed è veramente buonissimo. Adesso vado a preparare l'altro. Ciao, alla prossima.